Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con le anticipazioni, ma anche con un piccolo approfondimento sulle notizie che andranno in onda nel nostro telegiornale e che sono presenti anche sul nostro sito. Purtroppo dobbiamo continuare a parlare di Covid, ma ci sono anche delle buone notizie. Partiamo dalle cattive notizie, dal un nuovo decesso per una persona che è rimasta contagiata di Montano Antilia. Si tratta dell'ennesimo decesso in provincia di Salerno. Per quanto riguarda poi i contagiati, bisogna purtroppo dire che ci sono 5 infermieri contagiati a Polla, 4 fanno parte del reparto Covid, poi ci sono anche 6 ospiti, uno dell'ultima ora, del reparto di un centro SPRAR di Polla. La buona notizia in questo caso è che i ragazzi sono in casa, in quarantena da oltre 2 settimane e stanno aspettando ovviamente di capire come sarà l'evolversi del contagio, anche coloro che sono negativi ma che hanno avuto contatti con i positivi. Però c'è anche una buona notizia: la buona notizia è che a Polla è stato deciso per l'ospedale di Polla lab per i vaccini che inizieranno per il personale sanitario valdianese, si pensa, da metà gennaio. Questa è davvero un'ottima notizia. Cambiando discorso, oltre al Covid succedono anche ovviamente altre notizie, noi ve ne raccontiamo. Il nostro Antonio Sica ci racconterà di un decesso che purtroppo ha colpito la comunità del Vallo di Diano, Monte San Giacomo, soprattutto era uno storico segretario, per scoprire poi tutti i dettagli nel servizio, ripeto, del nostro Antonio Sica. Parleremo anche di solidarietà e ricordi, il ricordo di Federica Tropiano, che purtroppo è morta circa un mese fa a Teggiano a causa di un incidente domestico. Ebbene, lei era una danzatrice e la famiglia ha voluto portare avanti una raccolta fondi per una borsa di studio per la danza, sono stati raccolti oltre 11.000 euro. Quindi sono tante le notizie, parleremo anche dello spettacolo, di uno show natalizio che andrà in onda domani sera sulla nostra emittente Italia 2 TV, uno spettacolo dal vivo e in diretta con musica, comicità, teatro, una bella serata da non perdere per affrontare almeno con un po' di serenità questo difficile e delicato Natale. Quindi sono tante le notizie, tanti servizi che andremo a scoprire nel nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona visione.